Salve, benvenuti alla Soltec. Oggi vi presentiamo il nostro prodotto, la piattaforma autolivellante, la Dragonfly. Venite. Entriamo direttamente da questa porticina che, secondo normativa sempre ND80, si apre e si chiude. In quest'area individuiamo immediatamente il pannello di controllo della piattaforma, che generalmente è protetto attraverso questo telo che si aggancia sui lati, o altrimenti si può scoprire ed utilizzare quando utilizziamo la piattaforma. Sulle operazioni del pannello di controllo possiamo effettuare la rotazione della cesta, il sollevamento e anche visualizzare l'inclinazione. L'inclinazione è diciamo rilevata automaticamente attraverso un sensore in performance level D secondo la 13849. E notiamo immediatamente una bolla di livello che abbiamo messo a disposizione dell'operatore per rendersi conto se sta o meno superando i 5 gradi previsti dalla normativa. Possiamo anche vedere il sistema inventato dalla Soltec, che ha permesso di risolvere tantissimi problemi in merito ai carichi negativi presenti in piattaforma, che sono le due celle di carico. Le due celle di carico presenti sull'estremità in basso a sinistra, come possiamo vedere da questo lato, che si trovano qui, e la seconda cella di carico dall'altro lato, in modo speculare. La piattaforma è sviluppata appositamente per far sì che quando questa si solleva le celle di carico individuino immediatamente il peso delle persone che si trovano all'interno della piattaforma e non vadano in negativo, quindi lanciando un allarme, soprattutto per la fase di messa a terra della piattaforma, di quando diciamo abbiamo posizionato per terra. Su questo lato si posiziona il porta radiocomando, che deve essere chiaramente installato dall'installatore finale, che però verrà dato a disposizione. Il porta radiocomando chiaramente deve recare sempre il micro di controllo, che praticamente prevede che quando un operatore si trova all'interno della piattaforma, oltre che alla rilevazione diciamo del peso, c'è anche la presenza del radio. Questo è fatto proprio per evitare che le persone da terra possano manovrare e diciamo far operare le persone in quota, in modo tale che chi governa la piattaforma deve obbligatoriamente restare all'interno della stessa. Vediamo immediatamente come funziona la nostra piattaforma Dragonfly. Possiamo vedere il sistema di livellamento, che esso è composto da una batteria, un motore elettroidraulico. Questo qui azionerà praticamente il flusso aerodinamico che spingerà i motori rotativi idraulici, una componente essenziale che soltanto Soltec attualmente installa su questo tipo di piattaforme per gru. Ne abbiamo due principalmente, uno per l'azionamento del livellamento e l'altro per la rotazione. Vediamo subito adesso come funziona il sistema di livellamento. Come possiamo vedere, la piattaforma, nonostante la gru stia utilizzando soltanto il jib per fare le operazioni di apertura o discesa, la piattaforma è molto responsive, quindi riesce a livellare molto velocemente, senza far sì di dover ridurre in pratica la velocità stessa del jib o dei movimenti della gru. Ricordiamoci sempre che la normativa prevede più o meno 5 gradi che debba diciamo informare l'operatore, e oltre i 10 gradi stessi invece si deve fermare. Adesso vediamo l'operazione di sicurezza e come mettere in moto diciamo il sistema di livellamento manuale nel caso in cui dovessimo avere un'avaria. Come potete notare, questo serbatoio dell'olio diciamo dispone di fornire l'olio sia al motore idraulico che anche a una pompa manuale. Questa pompa manuale è governata da questo sistema, che ci permetterà di scambiare, come letto, da automatico a manuale.
Quindi in questo modo non sarà più il motore idraulico che comanderà, ma sarà questa pompa manuale. Viceversa, la pompa manuale ha due slot, uno di salita e l'altro di discesa. Adesso prendiamo, diciamo, l'asta e inserendola all'interno della pompa manuale potremo effettuare le nostre pompate. Oplala. L'operazione di pompaggio per la salita chiaramente è più faticosa perché stiamo effettuando un movimento fuori dalla norma. Nel caso adesso invece dovessimo ristabilire giustamente la normalità, come possiamo vedere siamo troppo inclinati. Qui ho ridato l'opportunità alla batteria, insomma, di funzionare. Rimettiamo la piattaforma a livello. Notiamo sempre che ci troviamo sul manuale, l'operazione che abbiamo appena fatto è la salita, spostiamoci sulla discesa e continuiamo a fare le nostre pompate, che in questo caso saranno molto più agevoli. Possiamo vedere l'indicatore che ci riporti a livello, siamo a 0 gradi, posso rimettere l'asta a posto con il pin, rimetto il selettore su automatico. E adesso iniziamo la procedura di reset per far azionare la piattaforma. La piattaforma fa il check, finito il check si spegne. Pertanto posso accendere il veicolo fare l'operazione di sollevamento ed ecco qui che il motore torna a funzionare senza alcun problema.